Favorevole o contrario alla liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi e perché? Ma ovviamente contrario per una serie di motivi. Il primo che dubito portino benefici al commercio, perché non credo che diano più disponibilità economica alla gente, daranno sicuramente più opportunità in termini di tempo, ma i soldi nel portafoglio restano gli stessi. Secondo, perché credo che un simile servizio offerto al cittadino avrà un senso il giorno in cui anche gli uffici pubblici, piuttosto che le banche, saranno aperti con orari decisamente più ampi di quelli attuali. A quel punto si potrebbe trattare di un servizio dato al cittadino. Ad oggi è solamente un favore alla grande distribuzione, l'ennesimo. Favorevole da un certo punto di vista, ma sfavorevole per un altro punto di vista. Favorevole per il fatto che c'è la possibilità per coloro che lavorano nei soliti orari di apertura abituali del negozio di poter fare acquisti ad oltranza. Però da un altro punto di vista c'è la negatività per il fatto che noi negozianti, soprattutto in negozi tipo il mio, nei quali non c'è personale, il fatto che gli orari sarebbero massacranti e saremmo costretti ad rimanere qui ad oltranza, logicamente occupando con il lavoro più ore a nostra disposizione. Per cui diciamo che siamo al 50%. Non sono assolutamente favorevole, perché a questo punto siamo senza regole, siamo in mano veramente a della gente che vuole fare interessi ad altre associazioni, non siamo tutelati, e questo scatenerà sicuramente delle guerre di concorrenza sleale per quanto riguarda la liberalizzazione appunto degli orari, dei prezzi, e questo non va bene. Contraria perché penso ai commercianti che avrebbero delle spese, dei costi eccessivi, soprattutto se hanno da gestire del personale, e sono convinta che la gente, visto gli aumenti che ci sono di tasse, di benzina, non so quanto sia propensa la sera a prendere la macchina e uscire e spendere quindi degli ulteriori soldi. Chiaramente assolutamente contrario, il problema nasce dalla dimensione delle aziende, è chiaro, per i supermercati, per le grandi aziende il problema è minore, anche se credo che non sia proprio inesistente neanche per loro. Per chi ha una condizione familiare il problema è o tiene del personale che costa delle cifre che non siamo più in grado di sostenere, oppure rinuncia al proprio riposo domenica, di notte, nelle festività, il che è assolutamente improponibile. Io non sono per niente favorevole, anche perché è un negozio tradizionale, anche con un dipendente, cioè va a scapito un po' anche dalle famiglie e va a vantaggio, secondo me, solo dalla grande distribuzione, tanto personale che possono fare ruotare e tutto.